Cari ascoltatori di Radioattiva, bentornati. Quest'oggi vi presentiamo, per la rubrica Nuovi Autori, un poeta contemporaneo e autore di numerosi trattati saggistici sulla pittura dei ciottoli di fiume, molto apprezzati nel circolo scricchiolio di Porta. Tra le sue opere più famose ricordiamo la traduzione in dialetto cispadano dei canti tradizionali irlandesi. È qui con noi, niente poco di meno che Guglielmo Ombraforte! Buonasera a tutti. Allora, professor Ombraforte, forse le avranno già fatto questa domanda. Non mi ha mai intervistato nessuno. Bene, meglio così allora. Quali sono i temi che più la ispirano per le sue opere? La cacca. Cioè, mi spiego. Sono molto attratto dalla fertilità della natura e la cacca ne è sicuramente l'emblema più significativo. Senta, qual è l'apprezzamento più frequente da parte dei suoi fans? Beh, allora, mio figlio pensa che forse dovrei andare a lavorare, ma lo pensa anche mia moglie. Julius non si è mai espresso. Ma chi è Julius? Il bastardo, il cane si intende. Ma passiamo oltre. Sì. Quale poesia ci reciterà ora? Alla pera. Ah, bene, una poesia su un frutto, dunque. Io pensavo alla scorreggia, comunque, c'è una doppia valenza. Ok, sì. Passiamo oltre. Da quale raccolta è tratta questa poesia? È tratta da Guglielmo Ombraforte Tutte le poesie, una raccolta che contiene 4 poesie e mezzo. Ma è mezzo perché è breve? Sì, è molto breve. È una poesia ermetica. Non l'ho finita. Bene, è arrivato il momento che tutti attendevamo con ansia. Professor Ombraforte, lei ora ci reciterà la sua pera, mentre la nostra formidabile pianista di studio l'accompagna. E dove porta? Ma chi? Ah, a pianista, dove? No, lei stia pure qui, tranquillo, non si preoccupi. Vabbè. Forse perché dello fatalolezzo tu sei l'imago, da me amata vieni, o pera. E quando nelle fitte folle ti insinui e le narici suavemente inondi, e quando nel mattutino aere dal Vespasian con fierezza felina la tua gioia infondi, sempre scendi infocata. Ma meraviglia della natura e lo rispetto che han di te le protuberanze che alla tua uscita s'allargano e a gran voce tu urli a me: arrivo! E non si spostano finché non sei finita. Evitar non posso contemplar lo mio piacere di inebriarmi col tuo odor che i villani appellan puzzo. E mi piace ascoltare quando esci dal sedere nelle tue mille sembianze a bolla, a scoppio o ben più di rado a spruzzo, che a me sovente lascia in cor e non solo quel sapor sì dolce e chiaro di cui sempre mi innamoro. Grazie.